Ballando con le stelle, arrivano Ivana Trump e Rossano Rubicondi? Una delle coppie più discusse nel mondo del gossip, calcherà la pista di Ballando con le stelle? Secondo quanto riportato dal noto settimanale Novella 2000 presto sulla pista del Foro Italico, potrebbero arrivare Ivana Trump e Rossano Rubicondi. I due ex coniugi sono stati una delle coppie più chiacchierate e discusse nel panorama della cronaca rosa ma, come ribadito più volte dallo stesso Rubicondi proprio a Sabato Italiano, il programma di Eleonora Daniele, tra lui ed Ivana è sempre stata una storia vera e non per interesse come dicono le male lingue. Rossano ha Ballando con le stelle? Rossano ha più volte ribadito che il suo rapporto con l'ex moglie di Donald Trump, è sincero e che lui senza la sua Ivana si sente perso. Ancora oggi ha affermato di vederla spesso e proprio lui, avrebbe convinto Ivana a partecipare a Cancelletto Ballando con le stelle. Sempre secondo l'indiscrezione lanciata dal settimanale di Gossip, più volte Cancelletto Milly Carlucci avrebbe voluto come concorrente Rossano Rubicondi ma nel suo cast non accetta concorrenti che abbiano già partecipato ad altro reality e così ha avuto l'idea di portarlo in pista almeno come ballerino per una notte. Di conseguenza lo stesso Rubicondi avrebbe accettato portando anche Ivana. Ivana Trump e Rossano Rubicondi, ballerini d'eccezione. Rossano Rubicondi e Ivana Trump molto probabilmente saranno i ballerini per una notte d'eccezione a Ballando con le stelle. Tutto questo sembra essere in programma sabato 5 maggio. Al momento da parte di Milly Carlucci c'è soltanto silenzio, ma l'indiscrezione bollente è stata rilasciata da un noto settimanale di gossip. Dunque Milly Carlucci cerca così di vincere la battaglia a colpi di share contro la sua collega Cancelletto Maria De Filippi, che ogni sabato anche se di poco, riesce ad averla vinta, prima con C'è posta per te ora con Amici, la scuola più famosa d'Italia arrivata alla 17ª edizione. Sembra non esserci davvero pace per Milly Carlucci ed il suo show dedicato al mondo della danza, nonostante in ogni puntata non manchino mai i colpi di scena dovuti alle polemiche e alle emozioni. Ricordiamo infatti che l'unica volta in cui Ballando con le stelle ha sconfitto la concorrenza è stato quando ha portato sul pista del Foro Italico, Albano e Carrisi e Romina Power. Per i sabato successivi anche se di poco, si è sempre piazzata al secondo posto. Nel sapere se tra due settimane la notizia lanciata da Novella 2000 sia reale, ci aspettiamo il nome del ballerino per una notte per la prossima puntata, visto che al momento sembra essere ancora tutto top secret.